Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, sono sempre io e oggi sono qui con un video molto speciale per voi. Oggi infatti sentiremo alcuni miei amici raccontarci delle loro esperienze. Loro sono Luca, Valentina, frequentano tutti la mia scuola e cominciamo subito con la prima domanda per loro. Dove ti trovi adesso? Oh, ciao! Chi sei? Luca Gartman. Al momento mi trovo sulla costa orientale della Thailandia. Ciao a tutti, io sono Valentina e sto facendo l'anno all'estero in Germania. Perché hai deciso di fare questa esperienza? Perché penso non mi capiterà mai più nella vita di spendere un anno all'estero in un posto così insolito. Ho deciso di diventare un exchange student perché credo che ti dia la possibilità di capire meglio te stesso e ti dà anche una forza che prima non avevi. Descrivi il tuo paese ospitante con una sola parola. Descriverei la Thailandia con la parola sorriso, dato che qui le persone sono sempre disposte a ricambiare il saluto con un sorriso e la Thailandia è appunto chiamata la terra dei sorrisi. Una parola per descrivere la mia esperienza qui in Germania è sorpresa, perché noi abbiamo stereotipi, va bene, per tutti i paesi e secondo me uno che avevo io della Germania era anche un po'... i tedeschi sono un po' chiusi e non aperti come noi italiani. E al primo impatto è così, ma dopo si rivelano, dal mio punto di vista, persone comunque molto dolci e molto affettuose e questa sorpresa è stata molto bella per me. Cosa preferisci, la scuola italiana o la scuola della tua nazione ospitante? Questa domanda risponderei con dipende, dato che la scuola italiana probabilmente ha più un approccio teorico, mentre quella thailandese è più focalizzata sulle attività pratiche e su altre attività di fuori della scuola, quindi penso che la scuola italiana sia molto positiva dal livello istruttivo, mentre dal punto di vista quando hai bisogno di un stacco la scuola thailandese è perfetta. Sinceramente preferisco quella italiana perché noi abbiamo le scuole medie e qua in Germania no. Subito dopo le elementari devono decidere se fare un liceo, che qua è un ginnasio, o un MITI o un istituto. La cosa più strana che hai fatto da quando sei all'estero? La cosa più strana che ho fatto da quando sono in Thailandia sia il salire sul retro di un pick up e fare un intero viaggio. La cosa più strana che mi è capitata qua è, credo, proprio la mia situazione in famiglia, perché a casa sono sorella minore, qua invece ho un fratello di 8 anni e una sorella di 14 e questa è una situazione un po' strana perché non sono abituata, però mi piace molto. Come siamo messi a nostalgia di casa? Direi molto bene, dato che la famiglia italiana più di tanto non mi manca e la famiglia thailandese mi dà tutto quello di cui ho bisogno e sono certo che quando torno in Italia comunque ho la famiglia ad aspettarmi. Non ho molta nostalgia di casa, neanche dei miei amici, un po' ovviamente in certi momenti, però sinceramente stando molto con magari i miei fratelli o con la mia famiglia, con i miei amici, non ho neanche molto tempo di pensare a queste cose e quando ci penso comunque cerco sempre di tenermi occupata facendo altro. Consiglieresti agli altri di partire? Certo, penso che partire sia una fantastica esperienza, lo consiglio a tutti e spero partiate in molti perché comunque è un'occasione che ti capita una volta. Io consiglio a tutti di fare almeno, magari non un'esperienza di un anno, ma almeno provare per un paio di settimane andare all'estero perché è davvero una cosa che secondo me ti cambia la vita. Più tempo stai via di casa e meglio è, dal mio punto di vista. Io ho provato una settimana con la mia classe, 2 settimane da sole, 3. E adesso sto provando l'anno all'estero e sono proprio contenta e consiglio a tutti questa esperienza. Bene, queste erano le storie di Luca, Valentina. Grazie a loro che ci hanno raccontato un po' della loro avventura.
Se volete seguirli su Facebook vi lascio il link qui sotto in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, lasciate un commento, lasciate un mi piace e ci rivediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao a tutti e spero questo video vi sia stato utile, spero partiate in molti e buona fortuna. Ciao!